Maurizio Maddaloni è il nuovo presidente della Camera di Commercio. La sua nomina è avvenuta per acclamazione ancor prima che formalmente ed è stata condivisa anche dal presidente uscente Gaetano Cola. L'intento, ha spiegato Maddaloni, è quello di dare continuità al lavoro svolto dall'amministrazione precedente e di favorire lo sviluppo delle imprese del Mezzogiorno. Tra le priorità del nuovo eletto ci sono anche il potenziamento dei processi di innovazione e la nascita di infrastrutture che possano servire a creare posti di lavoro. Maurizio Maddaloni, lei è il nuovo presidente della Camera di Commercio, quali sono i punti programmatici adesso? Ma innanzitutto rimettere in calendario la necessità di una ripresa forte del sistema imprenditoriale dopo questo lungo tunnel di ciclo economico difficoltoso. La Camera di Commercio, anche alla luce della nuova riforma del sistema camerale, è sempre più al centro della vicenda economica, in un raccordo forte con governo centrale e soprattutto con ente regione, programmazione, promozione, internazionalizzazione, semplificazione delle procedure amministrative, attenzione al mondo dei consumatori, soltanto alcune delle azioni che vado declinando. Il tutto in una logica dove si è recuperata unità e coesione di tutte le forze imprenditoriali presenti nel sistema camerale con una votazione direi unanime, il che è un buon segnale che rappresentiamo anche alle istituzioni e al mondo della politica, proprio perché noi siamo un ente economico che al di là diciamo, della tutela dei singoli settori dobbiamo fare sintesi. Nel fare sintesi dobbiamo acquisire forza di, come dire, negoziazione e di centralità del sistema delle imprese che attraverso la Camera di Commercio devono rilanciare una propria prospettiva sicura, soprattutto in questo territorio che Dio sa quando ne abbiamo bisogno. Cioè, secondo lei è un settore dove si dovrà lavorare di più? Tutti i settori sono al centro dell'attenzione di noi tutti. Da questo momento in poi il presidente di Confcommercio, che continua ad esserlo, avrà un'attenzione, dovrà avere e vorrà avere un'attenzione equilibrata, equidistante, ma vicina a tutti i settori. Teniamo conto che le vocazioni di questa regione, di questa provincia, sono vocazioni plurime, nessuna esclusa, dal turismo all'industria, all'artigianato, all'agricoltura, alla cooperazione, sono tutte, come dire, dita di una stessa mano e soltanto se noi concertiamo, nel senso proprio fisico del termine, evitiamo stecche e ci proponiamo con autorevolezza come strumento economico credibile per provare di contribuire a risolvere i problemi economici del nostro territorio.